Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Doppia D, il tradizionale appuntamento del lunedì che analizza tutto quello che è successo nei gironi A e B del massimo campionato dilettantistico. Appuntamento unico, visto che ieri si sono giocate 6 partite in totale, dei recuperi delle sfide non disputate in precedenza a causa del coronavirus, 20 gol segnati in una domenica particolarmente prolifica. Andiamo e partiamo subito dal girone A, un girone che ha visto, come vediamo appunto dai risultati, la prima vittoria del Varese, i biancorossi hanno calato il poker a Fossano, poi la vittoria del Sestri Levante sulla Caronnese e infine il successo esterno del Pondonnaz sul campo del Vado. Inevitabile però partire dalla squadra di David Sassarini, chiamata a vincere a Fossano, insomma in terra piemontese serviva un solo risultato, i primi gol per la prima vittoria sono arrivati nel segno di Hervé Hotelé, il giocatore l'esterno appunto biancorosso, era stato protagonista mercoledì in maniera sfortunata, era stato un po' il simbolo della sfortuna del Varese, visto che aveva colpito quella clamorosa traversa nel finale della partita appunto con la Caronnese che avrebbe potuto dare un punto. Hotelé è partito titolare invece nella sfida con il Fossano e ha ricambiato la fiducia di David Sassarini con una doppietta che di fatto ha indirizzato la partita. Tanti spunti dalla sfida di Fossano, che è squadra giovane, l'avevamo vista anche al cospetto della Castellanzese in presa diretta, insomma squadra che dovrà chiaramente, è chiamata a fare un altro tipo di campionato rispetto alla città di Varese, ma città di Varese che ha risposto anche con dimostrando di avere una unità e una coralità anche nelle piccole cose, il gesto di Lillo che ha ceduto il calcio di rigore a Besmir Balla che tra un mese diventerà papà e quindi ci teneva di fatto a trovare la via del gol e anche a sbloccarsi, e infine il gol finale di Ahmed Fall che è vero è arrivato praticamente a partita conclusa ma che può servire all'attaccante ex Lecco per sbloccarsi ed essere anche lui punto di riferimento. Insomma, Sassarini trova tanti spunti e soprattutto scaccia le prime voci che volevano la sua panchina particolarmente traballante. In realtà il tecnico spezzino non ci aveva fatto particolarmente caso, è allenatore navigato e quindi sostanzialmente abituato diciamo così a prendere le critiche, però insomma Fossano può essere una vera svolta per i colori biancorossi. Campionato altalenante invece per la Caronnese che in terra ligure non riesce a dare continuità alla vittoria appunto nel derby con il Città di Varese. Steccano ancora gli attaccanti, in particolar modo gli attaccanti esperti dei quali ci si aspetta di più, ovvero Santonocito e Corno che hanno ritrovato la maglia da titolare e anche Scaringella. Vero che non stanno benissimo, hanno subito e hanno appunto il contraccolpo un po' di questa sosta forzata in maniera duratura, insomma bisognerà anche comunque avere il miglior Corno, il miglior Santonocito, il miglior Scaringella per avere una continuità di rendimento e non quindi rischiare di fare poi un campionato particolarmente anonimo. Come vediamo però dalla classifica del girone A, il Varese appunto si è tolto dal ultimo posto in classifica e invece in vetta il Bra è stato agganciato dal Pondonnaz. Attenzione allora anche ai valtellinesi, società particolarmente ambiziosa, solida, seria e che chissà, magari con se si ritroveranno ancora davanti con più partite messe alle spalle, magari potrebbero anche tramutare quel sogno che stanno vivendo in questo momento in qualcosa di più concreto, magari anche con ulteriori investimenti. Passiamo invece al girone B, dove andiamo a vedere appunto i risultati con il Seregno che vince e convince nel derby contro la Visnova e poi due pareggi per 2-2, quello tra Trizium e Caravaggio e quello tra Crema e Breno. Partiamo però dal derby brianzolo, dalla netta vittoria del Seregno del presidente Davide Erba, che insomma vince e convince, non che in precedenza non avesse vinto partite, ma insomma, e non avesse convinto sul piano del gioco, però insomma, erano sempre arrivate vittorie di misura e anche rischiando qualcosina di troppo nel finale, ricordando appunto per esempio la partita con lo Scanzo Rosciate, dove si era però comunque dominato. Stavolta partita indirizzata già nel primo tempo, chiusa definitivamente nella ripresa anche sfruttando l'uomo in più, e insomma il Seregno aggancia la Real Calepina in vetta e dimentica di fatto la partita con il Fanfulla, che è vero era stata giocata un mese fa, ma di fatto era l'ultima partita giocata dal Seregno in questo campionato. Campionato che vede anche appunto, come detto, la nuova frenatina del Crema, qualche punto interrogativo magari sui nerobianchi, visto che già appunto con la Real Calepina erano sotto 2-0
e poi hanno trovato il pareggio. Anche in questo caso erano sotto stavolta 2-1 e poi è arrivato appunto il gol di Ferrari. Vero che insomma la squadra dimostra reazione anche quando va sotto, però insomma qualche punto interrogativo nelle ultime due uscite c'è stato, e non, c'è stato anche appunto il sorpasso del Serenio in classifica, come andiamo anche a vedere. Una classifica che vede sempre il Breno nelle zone poco nobili, come anche la Trizium. Entrambe rimandano l'appuntamento con la vittoria. Breno ancora senza vittoria in questo campionato, una vittoria per la Trizium, anche se in realtà con Omar Nord in panchina non è ancora arrivato il successo. Due pareggi per il tecnico ex Sondrio da quando siede appunto sulla, sulla panchina, scusate, della formazione bianco-azzurra. Fiocco rosa in casa bianco-azzurra, visto che è nato il figlio di Adriano Marzeglia, il piccolo Tommaso, nato nella notte. Noi ci uniamo agli auguri all'attaccante, per l'attaccante classe 1986, per la sua compagna. E in un girone che però fa anche discutere per chi non gioca, perché in, nel fine settimana ci sarebbe stato appunto la decisione del Ponte San Pietro di sollevare dall'incarico Giuliano Melosi. Utilizziamo ancora il condizionale, visto che la società che abbiamo sentito in maniera diretta ha precisato che sarà ufficiale soltanto quando ci sarà un comunicato sulle sui canali ufficiali, sito oppure pagina Facebook. In realtà, da quanto abbiamo preso Melosi, la decisione sarebbe già stata presa, anche se il tecnico saronnese avrebbe diretto l'allenamento di sabato mattina, ma di fatto lasciando la sua panchina a Giacomo Curioni, che dovrebbe dirigere l'allenamento di martedì in vista della partita poi di settimana prossima proprio contro il Serenio. Staremo a vedere, aspettiamo le ufficialità, ma d'altronde sembra una situazione un po' paradossale.